spero che non siate troppo stanchi a questo punto del pomeriggio e che siate, come dire, benevoli, perché essendo la mia ultima relazione sarà difficile che non dica delle cose che in qualche modo sono già state dette. L'unica cosa che mi motiva a parlarne comunque e che lo dirò da un altro punto di vista, perché ognuno di noi è unico e ripetibile. Questa è una delle prime cose che ho imparato in Emilio Leopardi. Io ho conosciuto Boscolo e Cecchini nell'estate del 1976, quando avevo l'età di quelli che sono presenti qui, che non erano ancora nati. Quindi fatevi un po' l'idea e provate a collocare nel tempo anche storico, sociale, nel momento in cui questo accadeva. E arrivavo in via Leopardi, avendo in corso e sul punto di concludere una formazione di tipo psicanalitico, perché ai tempi non c'erano molte alternative di scelta. Se volevi fare il terapeuta, e questa era la mia vocazione da quando mi sono accorta di averne una, o facevi la scelta psicanalitica, o se no c'era il cognitivismo, ma era una forma di cognitivismo che era comportamentismo, e che a me proprio non ci ritrovavo neanche un pochino. Quello che mi ha portato ad andare lì a conoscere queste persone è stata la curiosità di poter conoscere un'alternativa, perché nel mio percorso psicanalitico c'erano delle cose che mi piacevano molto, che mi affascinavano, ma ce n'erano anche delle altre che mi lasciavano insoddisfatta. Una è stata citata da Pietro ed era il problema dell'ortodossia, no? Per cui nel contesto di una psicanalisi che dobbiamo appunto collocare nel 1976, da allora molte cose sono cambiate, l'insulto più grave che si poteva fare a un collega all'interno del contesto è dire non mi sembra ortodosso. Dire non mi sembra ortodosso equivaleva a dire non sei degno di far parte di questo contesto, sei da escludere, non hai capito niente, sei un traditore, sei, insomma, quanto di peggio si potesse immaginare. E io non mi sentivo ortodossa, non mi sentivo ortodossa perché continuavo a pormi dei perché, come dire, per cui ogni risposta che riuscivo a trovare mi generava altre domande, solo che nel contesto dell'ortodossia o ti pone le domande permesse, anche questo è che è un libro noto, oppure appunto non sono lecite. E io mi facevo un mucchio di domande che non erano lecite. Quindi da lì la curiosità e la motivazione. Quando ho conosciuto questo luogo, queste persone, e ho cominciato a parlare con loro, a leggere paradosso contro paradosso, perché in realtà è stato un regalo di compleanno che mi è stato fatto, e subito dopo sono andata a fare questa richiesta di fare il corso di formazione. E mi hanno aperto su una prospettiva che per me era non percorribile nel contesto psicanalitico, che era: che relazione c'è tra mondo interno e mondo esterno? Quindi era la prima volta in cui era possibile cominciare a tracciare delle ipotesi, delle possibili connessioni tra un mondo interiore e il mondo delle relazioni all'esterno. Venendo da una formazione in cui il mondo interiore era stato strapercorso, è ovvio che per me sentir parlare di relazioni e non di emozioni andava benissimo, anche perché essendo stata sottoposta
dal punto di vista formativo al metodo estensivo, come qualcun altro aveva detto in mattinata, ci ritrovavo nell'osservare il modo in cui Gianfranco e Luigi lavoravano e nel modo in cui costruivano le ipotesi sistemiche, tutto quel mondo interno, come dire, che riempiva le lacune di chi non aveva alle spalle una formazione di tipo psicanalitico. Quindi io penso, e come appunto Luigi compare nell'idea di epigenesi, no? Che in realtà quello che abbiamo imparato e che abbiamo conosciuto resta in qualche modo a far parte di noi. Possiamo fare delle scelte diverse, possiamo metterlo in un'altra scatola e non esserne consapevoli, ma in un modo o nell'altro, quando si apre lo spiraglio, è come se venisse fuori da uno sportellino tutto quel sapere, quella rete di connessioni, eccetera, che non avevamo preso in considerazione. E quindi sono andata lì per curiosità e poi ci sono rimasta per un altro motivo ancora, ed è che come tutti quelli che facevano una formazione psicanalitica, avevo fatto un'analisi personale e dopo l'analisi personale stavo facendo l'analisi didattica. E avevo un rapporto molto affettuoso, un bel transfer direi, con il mio analista, che ricordo ancora con molto affetto. Però, come dire, tutti questi cambiamenti non mi sembrava di averli fatti, cioè mi sentivo un po' la coscienza sporca, perché sinceramente più di una volta, come dire, avevo un po' barato nelle sedute, soprattutto dopo i primi 3 anni, quando cominciavo ad essere un po' stufa e a pensare che era ora anche di arrivare verso la fine della terapia, ben sapendo che però 3 anni erano considerati, hai appena cominciato, cara, quindi abbi pazienza e continua a macinare, insomma. Quello che è successo in questo contesto in cui nessuno aveva la finalità di cambiarmi e neanche di andare a ravanare su come ero, come non ero, eccetera, in realtà è stato per me un enorme percorso di cambiamento. Quindi un lavoro anche di crescita, di trasformazione interiore, che ho avuto poi modo di confrontare con altri colleghi, una è l'Anna Castellucci, ricordo che ne avevamo parlato parecchio, perché questa stessa esperienza è stata un'esperienza comune. No? Quindi non sempre, come dire, dovendo ricavare la morale della storia, quando uno ti vuole cambiare ci riesce. Il più delle volte questo avviene spontaneamente proprio se non c'è nessuno che ti vuole cambiare. E un po' forse quello che mi aveva fatto sentire a disagio nel mio percorso di analisi, che poi, come dire, ho barato consapevolmente, sono stata dimessa dal mio psicanalista con chiedesse, come si dice, con la benedizione, insomma. Però appunto confesso che un paio di sogni da fine analisi li avevo costruiti, insomma, ormai avevo capito come si faceva. Ma non per dire che ho buttato via quel percorso, e per dire che è stato un modo per mettere in connessione qualcosa con qualche cos'altro e per capire forse un'altra cosa, che ognuno di noi nel corso della propria esistenza ha bisogno di sentire di avere un'identità, quindi di sapere che qualcuno che magari cambia nel corso del tempo, perché l'identità non resta mica la stessa e non è neanche un racconto unitario, ma è un insieme di strutture di racconto. Mi richiamerei un pochino a quello che diceva anche Massimo Giuliani. Però, come dire, questa identità
ce la contrattiamo costantemente tra quello che è il nostro mondo interno e quello che è il mondo delle relazioni intorno a noi. E qui vorrei tornare di nuovo a Luigi e a delle cose che ho imparato guardandolo lavorare. Vorrei fare una premessa, no? Io traduco questo agli allievi un po' come se fosse quasi uno slogan, no? Insegnare non è la forma attiva di apprendere, ma sono due processi nettamente separati e distinti. E diventare psicoterapeuti si impara, perché non lo si può insegnare. Come moltissime altre cose, non può essere insegnato. Una cosa che si può fare è mettere a disposizione la possibilità di fare delle esperienze da cui si può imparare, ma ognuno imparerà qualcosa che appartiene soltanto a lui, fa parte della sua soggettività ed è un prodotto della propria elaborazione, della propria storia, perché entra a far parte della sua identità. Credo che Luigi questo, come dire, ce l'avesse chiaro e che lo mettesse in atto delle sedute fin dal primo momento in cui entrava in sala di terapia. Come altri hanno ricordato, Luigi aveva una presenza, come dire, non solo molto diversa da quella di Gianfranco, perché in effetti sono d'accordo che i loro stili erano molto diversi, ma unica, cioè nel senso che non ho mai visto una persona entrare in una stanza e riempirla con la sua presenza come riusciva a fare Luigi. Non perché era empatico, perché non entrava col sorriso o cose di questo genere. Non ho mai capito bene fino in fondo come facesse. Mi piacerebbe moltissimo avere anch'io questa capacità, no? Però lui ci riusciva, per cui nel momento in cui entrava, non so cosa facesse esattamente, ma si metteva in qualche modo in contatto con le persone, al di là di qualsiasi cosa dicesse o non dicesse. Era una cosa che avveniva, credo, nel silenzio, in un contesto relazionale che era nettamente non verbale o preverbale, e che era legato forse all'atteggiamento, alla postura e soprattutto credo al gioco dello sguardo. Per cui quello che succedeva, a mio avviso, era che le persone si sentivano importanti, si sentivano viste, come avrebbe detto in un'altra situazione Gianfranco. Poi Luigi aveva, credo, una sensibilità nel cogliere i feedback, no? I segnali anche minimi da parte delle persone, per cui aveva questa capacità di essere presente nel rapporto senza essere mai invadente. Non l'ho mai visto apparire, come dire, incombente o invitante o invadente. Il senso della misura era qualcosa che lo caratterizzava moltissimo, perché quelli che l'hanno visto lavorare, come dire, riconosceranno queste caratteristiche nelle parole che stavo dicendo di lui. E poi si muoveva a seconda dei film, per cui poteva diventare quell'autoritario che diceva al bambino: adesso tu piglia e ti metto fuori, come poteva essere quello che rimaneva in silenzio e ascoltava, ma perché non era il caso di parlare. Era il caso di costruire un momento di silenzio e così via. E c'era questa danza, no, che avveniva, per cui era in questa relazione, che era una relazione di fiducia, che le persone sentivano di poter raccontare. Ed è vero, Luigi non faceva tante domande all'inizio, lasciava che le persone raccontassero una storia. Lui ascoltava. Però la cosa che ascoltava non erano i contenuti. Quando io ero appunto ancora allieva, ero focalizzata ad ascoltare il contenuto. Allora ha detto questo,
è successo prima o poi di quest'altro, eccetera. E lui no, cioè dedicava pochissimo tempo ad ascoltare il contenuto di quello che gli veniva raccontato, ma aveva una capacità straordinaria di ascolto per quello che riguarda, qui mi ha colpito un po' il fatto che siamo arrivati a delle conclusioni molto simili, il genere narrativo con cui le persone si raccontano. E anch'io ho fatto un'analogia con i generi letterari, no? Per cui se uno racconta un romanzo, ci sono di fondo delle strutture che sono diverse da quelle che se racconta un giallo, una storia giallo, oppure se racconta una tragedia, o se racconta un'epopea. Sono regole che tutti conosciamo, no? Anche se magari non ci facciamo caso, perché nel momento in cui cominciamo a raccontare, è un po' anche il racconto che si racconta da sé, no? Perché non sempre sappiamo prima, anzi, spesso non sappiamo prima quello che diremo, no? Lo ascoltiamo nel momento stesso in cui le parole escono. Perché è vero che noi abbiamo un pensiero che è sovrapponibile al linguaggio verbale, no? Quindi il dialogo interno avviene in una lingua, no? Che è la lingua che usiamo più di frequente, una lingua nativa. Ma questo è soltanto uno degli aspetti del pensiero, no? In quanto per avere un pensiero che è traducibile in parole, è necessario che ci sia un contesto che lo contiene, no? Ed è il contesto di tutti gli impliciti, dei non detti, delle storie che avrei potuto raccontare, ma scelgo di non raccontare, delle cose che so, ma tengo da parte, di tutto quello su cui il filo della mia attenzione non è connesso, non è focalizzato. Per cui, per il pensiero che è traducibile in parole, c'è come una specie di imbuto, possiamo pensare solo un pensiero alla volta, ma tutti gli altri, tutte le altre alternative, continuano comunque ad essere presenti e fanno parte di un altro bagaglio, che è il bagaglio da cui nascono le metafore, nascono i sogni, nasce la poesia, nasce l'arte, nasce l'intuizione. E a mio avviso il linguaggio del cambiamento è la capacità di poter usare sia l'uno che l'altro, quindi di poter camminare con entrambi come se fossero le due gambe, quindi sapere quali sono consapevolmente i limiti e le possibilità del pensiero sovrapponibile al linguaggio, quello logico. Perché ce ne sono moltissimi, cioè tutte le volte che facciamo un discorso, come io che sto parlando in questo momento, non posso fare altro che usare un linguaggio che ha queste regole. E queste regole sono, mettiamo le cose in fila, secondo un ordine che di causa e di tempo, perché il tempo e la causa, il nesso causale, sono strettamente connessi. Non ci può essere il concetto di tempo senza il concetto di causa, come non ci può essere il concetto di causa se non è connesso con il concetto di tempo. E entrambi queste due, ma l'avevano già scoperto, come dire, filosofi della puntata di Kant, non è una scoperta mia, entrambi questi due strutturano i nostri racconti sul mondo. E uso il plurale perché ogni racconto sul mondo non è unico, ma è un qualche cosa che, come dire, emerge, nasce all'interno di una relazione. Proprio in questa contrattazione che si fa tra il mondo interno, dove forse più liberamente si muove anche tutto questo insieme dei non detti, dell'implicito, dell'altro livello del pensiero, e quello della relazione, dove il filtro del linguaggio diventa un filtro obbligato.
mi hanno detto che devo, sono arrivata, ho ancora pochi minuti. Dire, cioè, se ci fosse stato più tempo mi sarebbe piaciuto parlarvi ancora del concetto di identità e del modo in cui normalmente lo contrattiamo. Lo contrattiamo quando raccontiamo una storia, e Luigi in questo era bravissimo, ci cambia il genere narrativo. Allora, mi veniva in mente la storia che aveva raccontato Valeria, della signora che Luigi aveva visto in Grecia, in cui questa è arrivata con un racconto che sembrava un romanzo, un'epopea, no? E allora c'era tutta questa enfasi, no? Questo personaggio si presenta con l'implicita richiesta di essere confermata, non sei una persona importante, e sei importante perché hai questo passato, non questa storia. Quello che fa Luigi è trovare uno spiraglio in questa storia, no? E cambiarla, e mi dice, non hai bisogno del tuo passato, sei importante anche perché hai l'oggi, perché hai il presente, perché sei una persona che ha delle relazioni intorno, che ama e che ama. Quindi non occorrono le cose, come dire, in cornice, grandi, magniloquenti, perché tu ti senti il diritto di esistere. È sufficiente che tu appartenga, anche se le tue appartenenze possono essere un'altra storia. E chiuderei qui.